Amici di TMC2 Sport, appassionati di grande ciclismo, il mio saluto vi giunge dalla Iguiglia. Siamo sulla Riviera delle Palme, nella Riviera Ligure di Ponente. Su queste strade si disputa oggi la 37esima edizione del Trofeo La Iguiglia, che è anche la classica di apertura del ciclismo internazionale in Italia. Mirko Celestino, vincitore dell'ultimo Lombardia, il tuo pubblico alle spalle, perché ricordiamolo che oggi si corre sulle tue strade. Sì, oggi sono numerosissimi i miei tifosi, speriamo di dargli una bella soddisfazione anche a loro. Ecco, mi aspettano tutto l'anno, siccome ci sono poche corse qua in Liguria, una in Liguria e una a Sanremo, e cerco di godermi il più possibile oggi. Anche se sappiamo che sotto il tuo sogno è quello di vincere poi la Sanremo. Sì, il mio sogno infatti sarà tra un mese, speriamo che si realizza, e sarà il giorno del mio compleanno, diciamo è il sabato a Sanremo, io farò gli anni la domenica, spero di farmi il regalo. Savoldelli, vincitore l'anno scorso, pronto a replicare anche quest'anno? Ma è sempre più difficile rivincere una corsa, comunque vedremo oggi com'è la condizione, se si potrà fare qualcosa di bene si farà. Chi temi? Ma ce ne sono tanti, è un'incognita all'inizio della stagione. Paolo. Ivan Basso, tanti dicono vincerà lui. No, vincerà lui, io lo spero che mi porti bene, ma credo che ci siano tutti i migliori in questa corsa d'inizio stagione e non si sa ancora bene quali sono i valori in campo. Io sicuramente credo di essere pronto e spero di essere all'altezza della situazione. Comunque, come ho detto, è la prima corsa, perciò il tempo, la stagione è lunga e vediamo di far bene dall'inizio, che ben comincia dovrebbe poi andare bene tutto l'anno. Di Luca, tecnologico più che mai, radiolina pronto per vincere questa corsa? Per vincere no, per vedere com'è la condizione. Questa è la prima gara che faccio, quindi voglio misurarmi con gli altri e vedere a che punto sono gli altri e a che punto sono io. Inizierà da oggi la lotta dei giovani del 2000, Basso da una parte e Luca dall'altra. Ma così dicono, vedremo. Io ho fatto una buona preparazione, penso di stare bene e speriamo bene. E vediamo quindi le immagini di questa partenza della 37esima edizione del Trofeo La Iguiglia. Abbiamo intervistato Maurizio Fondres, l'ex campione del mondo. I corridori pronti al via, si parte con 10 minuti di ritardo. I concorrenti si sono incontrati ieri, l'Associazione dei Corridori Ciclisti Professionisti Italiana ha attuato questa forma di sciopero, questa forma di protesta per essere solidali con i corridori Gotti, Bertolini, Faresin, Bortolami e Furlan, che sono stati deferiti dalla procura antidoping delle CONI. Sono 190 i corridori al via di questo Trofeo La Iguiglia, che come abbiamo ricordato rappresenta l'inizio della stagione agonistica internazionale in Italia. Si è già corso il Giro del Mediterraneo con la vittoria di Laurent Jalabert e del secondo posto di Davide Rebellin, gruppo che ovviamente rimane compatto nelle prime fasi di gara. La telecamera con alla guida Cristian Dagnoni e con l'operatore Angelo Gaudenzi va a cercare i possibili protagonisti di questo Trofeo La Iguiglia, gruppo ancora compatto, si parla, si scherza, si ride. Vediamo i concorrenti della Cantina Tollo, questo è Di Luca con a fianco Gentili, contrassegnato dal numero 55. Di Luca saluta la nostra telecamera e quest'altro invece è Mirko Celestino, il vincitore dell'ultimo Giro di Lombardia. Mirko Celestino, che è nato a pochissimi chilometri dalla Iguiglia, ad Andora, quindi vicinissimo, anche se poi si è trasferito in Lombardia, Bergamo, per iniziare la sua carriera di ciclista. Questo invece è l'Ivan 40, che quest'anno ha ottenuto già 3 vittorie nel Giro della Malesia. Anche 40 ha voglia di scherzare con la telecamera, segno che quindi dopo la protesta iniziale comunque c'è voglia di tornare a fare sul serio, c'è voglia di tornare a correre. Gruppo che comunque rimane ancora compatto, si percorre la prima ora di gara 36 di media, tutte le maglie multicolori, tanti concorrenti hanno cambiato squadra quest'anno. Pensate che su oltre 300 atleti italiani ben 65 sono i neoprofessionisti che quest'anno iniziano la loro avventura nel mondo professionistico. La gara misura 170 km, un sali e scendi sull'entroterra della Riviera del Ponente Ligure, si affronta per 2 volte l'ascesa al testico e nel tratto finale
la salita di Paravenna, i concorrenti della Cantina Tollo nelle prime posizioni, vediamo anche i concorrenti della Rabobank a fare l'andatura. Questa è la prima ascesa al passo del Testico, poi diciamo nel finale la salita di Paravenna, si percorre anche l'ascesa del Capomelo, che però i corridori affrontano in senso inverso, scusate, rispetto alla marcia della Milano-Sanremo. Trofeo Leguiglia ci ricorda il cartello e sono i concorrenti, i corridori della Lampre Daiking nelle prime posizioni del gruppo. Si aumenta la velocità dopo la prima ascesa al Testico, tratto in discesa, il gruppo si è già frazionato in due tronconi, intravediamo il vincitore della passata edizione, Paolo Savoldelli, passata edizione contrassegnata dall'arrivo dei NAS sulla linea del traguardo e da lì iniziarono un po' i guai per il ciclismo italiano, ma noi non vogliamo tediarvi con il doping, ritorniamo a parlare di corsa. Questo è l'ex campione del mondo Under 23 Ivan Basso, ci si attende tantissimo da questo corridore, dicevamo dei concorrenti della Lampre Daiking che praticamente cercano di fare l'andatura, cercano di imporre un ritmo elevato alla gara, questa 37esima edizione del Trofeo Leguiglia. Intravediamo anche l'ex campione del mondo, lo svizzero Kamenzin, nelle prime posizioni del gruppo, anche Missaglia in seconda posizione. I concorrenti stanno affrontando per la seconda volta l'ascesa al Capomele, con le immagini siamo già passati alla seconda salita del Testico, si percorre la fase più dura di questa ascesa. Intravediamo anche Davide Rebellin, secondo al Giro del Mediterraneo, giro che vinse lo scorso anno. Davanti a lui Missaglia, ancora più avanti con il 55 Gentili, gruppo frazionatissimo in questa fase di gara, si inizia a fare sul serio, si inizia a correre veramente, un concorrente dell'amica Chips a fare l'andatura là davanti, quindi gruppettino dei migliori davanti con i possibili protagonisti di questo Trofeo Leguiglia. Ed eccolo là puntuale Ivan Basso in quinta posizione, Ivan Basso quindi che controlla i suoi principali avversari di giornata, abbiamo detto i vari Di Luca, i vari Rebellin e così via, concorrenti che continuano a tenere un'andatura comunque sostenuta in questa fase di gara. Andiamo a vedere cosa sta succedendo, però c'è stato nel frattempo un tentativo di Massimiliano Gentili che andremo a vedere tra poco. La Lampre cerca di chiudere questo buco che si è venuto a creare con il fuggitivo, che in questo momento ha circa 10 secondi di vantaggio, e la nostra telecamera puntuale va ad inquadrare il concorrente della Cantina Tollo, Massimiliano Gentili, che si volta, sente il fiato degli avversari sul collo e tra pochi istanti appunto desisterà da questo tentativo. Ci prova anche Gianluca Bortolami ad allungare, Bortolami corridore della Vini Caldirola, ricordiamolo vincitore di una Coppa del Mondo di ciclismo. Bortolami tenta l'allungo, ma anche per lui non c'è nulla da fare, è sempre la Lampre Daiking ad imporre un ritmo infernale alla gara, i primi, i migliori sono tutti là davanti, vedete il gruppetto si sta frazionando, vediamo anche il velocista guida in questa parte avanzata del gruppo, ancora bagarre sulla terza ascesa del Capomele, tenta a questo punto l'allungo il concorrente dal numero 16 Andrei Kivilev, il kazako Kivilev che va all'attacco, cerca di portarsi in avanti dietro ancora una volta quando iniziamo la salita di Paravenna, quando mancano circa 40 km all'arrivo. Intravediamo anche l'ex campione del mondo Kamenzin e tutti i migliori sono là davanti, gli uomini della Cantina Tollo con Baronti e Gentili in terza posizione, abbiamo intravisto Di Luca, la telecamera lo va a inquadrare in questo momento, i concorrenti della Cantina Tollo che cercano di frazionare il gruppo, di porsi all'inseguimento di Kivilev. Siamo nelle fasi cruciali di questa 37esima edizione del Trofeo Leguiglia, ancora il kazako che va all'attacco e in questo momento ha circa una decina di secondi sul gruppetto degli immediati inseguitori, tutti i grandi pronosticati della vigilia sono là, si stanno controllando, vedete c'è anche Giuliano Figueras, i concorrenti si voltano, tenta l'allungo un concorrente dell'amica Chips, dietro Basso, poi l'ex campione del mondo Kamenzin, gruppetto frazionatissimo, Savoldelli della Saeco, vincitore diciamo della scorsa edizione, Mirko Celestino in seria difficoltà in questo tratto di gara.
Qua siamo in cima allo scollinamento praticamente della salita di Paravenna, continua Kivilev là davanti, dietro lo inseguono sempre i migliori, ma si stanno già staccando i pronosticati di questo La Iglesia, sempre il kazako che adesso si butta a capofitto in discesa, quindi grossa bagarre in testa, aumenta anche l'andatura. Qua si sta formando il quartetto che poi si giocherà questo trofeo La Iglesia. Sono quattro gli uomini al comando in questo momento, sono Petito, sono Kivilev, Nardello e Vlasevic, quindi quattro concorrenti all'attacco. Vediamo Petito della Fassa Bortolo, sono due i corridori della Fassa Bortolo, quindi qualche possibilità in più per Petito, che è un velocista, assieme a Nardello, il più adatto per aggiudicarsi questo La Iglesia. Sempre il kazako che sta tenendo alto il ritmo. A questo punto i quattro hanno circa 20 secondi di vantaggio sul gruppetto dei migliori, quando mancano una decina di chilometri all'arrivo. I concorrenti ritornano sulla statale Aurelia, percorsa nel senso di marcia della Milano-Sanremo. Vedete dietro tentano Di Luca, abbiamo intravisto anche gli altri corridori, di chiudere il buco, ma non c'è più niente da fare, sono quattro i corridori che vanno a giocarsi questa 37esima edizione del Trofeo La Iglesia. Nelle retrovie continua l'inseguimento da parte dei corridori dell'amica Chips e Tacconi, ma ormai i quattro vantano 30 secondi di vantaggio sul gruppetto dei migliori e sono questi quattro: Vagliavezze, Petito, Kivilev e Nardello, che in volata si giocheranno questa 37esima edizione del Trofeo La Iglesia. Volata già lanciata, Nardello che ha mezza bici di vantaggio su Petito ed è Nardello che vince su Petito. Al terzo posto Kivilev staccato, vedete in quarta posizione sta giungendo Vagliavezze, quindi adesso le telecamere dovrebbero staccare, ecco qua puntuale lo stacco sulla volatona per il quinto posto, Marcus Berger là davanti, sembrerebbe lui il più veloce degli altri. Vediamo se Sberger si aggiudica il quinto posto. Sberger quindi quinto, sentiamo subito le interviste con i protagonisti. Grandissima vittoria. Ma quest'anno diciamo era già dal Mediterraneo che stavo bene, e oggi la condizione c'era, ho fatto fatica all'inizio, ho tenuto duro e è andata bene nel finale. Il finale c'è stato da soffrire, visto che dietro tiravano e c'erano fior di atleti che erano al vostro inseguimento. Ma certo, siamo sempre andati d'accordo, abbiamo sempre tenuto quei 20-25 secondi e niente, poi in volata sapevo di essere più veloce, ho rischiato il tutto per tutto, mi è andata bene. Petito, due concorrenti della Fassa Bortolo davanti, ma purtroppo vi dovete accontentare di un secondo posto quest'oggi. Ma ho detto proprio bene, purtroppo con molta amarezza, perché di solito diciamo sulla teoria quando sei due contro uno c'è il 50% di possibilità, quest'oggi è stato esattamente il contrario, in pratica è molto difficile. Comunque ho visto che la squadra lavora bene, stiamo un gruppo unito, in finale qui la corsa oggi diciamo l'ultima salita sul Paravenna, noi come Fassa Bortolo ci siamo stati sempre presenti. Vagliavezze è stato bravissimo, anche un corridore del primo anno, è un professionista, mi ha aiutato fino in fondo, devo ringraziarlo. Mi dispiace per me, anche perché insomma io diciamo sono l'eterno secondo, speriamo di rompere prima o poi questo incantesimo. Bocca al lupo. Grazie. Vagliavezze, l'anno scorso hai vinto il Giro d'Italia Baby, quest'oggi sei stato protagonista sulle strade della Riviera. Sì, io ho aiutato Roberto Petito, il mio compagno di squadra, siamo riusciti ad andare in fuga e poi ho tirato, ma avevo già gambe finite, sono giovane, questa era la mia prima corsa da professionisti. Sono contentissimo, mi dispiace un po' perché non potevo tirare più la volata da Roberto e che abbiamo fatto secondi, ma sono contento lo stesso. Grazie. Tredicesimo Altman, quattordicesimo Di Luca, quindicesimo Kamen.